runway, style, fame. She likes fashion. Secondo appuntamento in questo precampionato di Rocca Porena, possiamo dire un'inversione di tendenza rispetto alla partita di domenica, perché la Ternana ha giocato meglio il primo tempo rispetto che il secondo, come lei ha esaminato domenica appunto. Ma è più che altro la ricerca di quello che proviamo, che nel primo tempo della prima partita non c'è stato, mentre oggi c'è stato anche nel secondo tempo, e quindi i concetti stanno piano piano entrando. I ragazzi, devo dire che fino adesso hanno lavorato con serietà e professionalità, e anche oggi, malgrado le gambe ancora siano imballate, hanno cercato lo sacrificio, hanno cercato la fatica, quindi questa è la cosa importante. Ecco, dalla terrazza, insomma, qui del centro sportivo di Rocca Porena, abbiamo visto che ha incitato di più, ha dato più consigli il secondo tempo rispetto al primo, quindi c'è stato anche così una sorta di rimprovero verso Palumbo. No, assolutamente, a me piace stimolare i miei giocatori, e Palumbo ha bisogno di essere stimolato per fare le cose bene, e quindi è mio dovere quando ogni tanto ha dei momenti così, qualsiasi giocatore, cercare di dargli una mano, ma non è stato primo tempo, secondo tempo. Abbiamo fatto errori primo tempo, abbiamo fatto cose buone primo tempo, abbiamo fatto cose buone secondo tempo e meno buone secondo tempo, per cui ha fatto bene in ambi i tempi. Ecco, anche per la seconda, insomma, partita di questo precampionato ha utilizzato il modulo, il 4-2-3-1 e poi il 4-3-3, quindi possiamo dire che questi saranno i moduli della Ternana 2016-2017? Vedremo cosa ci porterà al mercato, però sicuramente possono essere questi, poi vediamo strada facendo, però insomma, l'idea è quella dei quattro dietro, poi dipende dall'avversario che incontreremo, ci potremo mettere di conseguenza. No, diceva cose buone e cose meno buone, sì, ce le spiega un pochino meglio. Assolutamente, fa sempre tutte cose buone, non è, c'è la stanchezza, ci sono le gambe, c'è la giocata che vuoi fare perché magari sei annebbiato dal lavoro, e quindi è normale ci siano cose meno buone alla seconda uscita. Certo, quali erano le cose buone? Questo le dirò ai ragazzi. Questo le dirò ai ragazzi, di sicuro non le dico in televisione. Sì. Abbiamo notato una certa attenzione nei confronti di Felipe Avenatti, anche al finale ho visto che ci ha parlato. Lo ha visto meglio rispetto a domenica, oppure ancora deve migliorare in qualcosa? No, Felipe deve fare il suo precampionato, un giocatore importante per noi, un giocatore che va stimolato, viene una stagione difficile, quindi siccome è un giocatore importante nella rosa, bisogna sempre di stimolarlo, ma come tutti gli altri. Visto il nuovo acquisto Lagumina, come l'ha visto? Bene, giovane, non mettiamo di troppa pressione, potrà lavorare sicuramente e crescere di condizione, sono convinto che ci darà una mano. Il rosa chi preferisce avere, Calaiò o Granoce? Questo lo sa il mio direttore, che io preferisco avere, e vedremo chi arriverà. L'importante è che arriverà un attaccante su cui stiamo lavorando. E quando arrivano questi rinforzi? Ma spero presto. Gatto però è sfuggito. Gatto è sfuggito, sì, questo non mi è piaciuto, però sono cose che nel mercato succedono, e andremo su un altro giocatore. Grazie mille. Prego.